Direi un pacchetto. Un pacchetto che merita un unboxing con una mano. Non ci riusciremo mai. È impossibile con una mano. Vuol dire rischiare grosso. Unboxing Monco, mano singola. Però quasi quasi. Vediamo. Unboxing con una mano, perché ormai è così che si fa, si usa una mano. Una mano in modo improprio. Ed ecco che all'interno di questa confezione di cartone c'è qualcosa con del pluriball. Il pluriball è un materiale plastico fatto di più bollicine, a differenza dell'uniball, che è un materiale plastico composto di una unica enorme bolla. Si chiama Uniball, mentre questo è il Pluriball. Non so se avete mai visto l'Uniball, veramente una palla enorme. E prima di inventare il Pluriball si usava l'Uniball, però non molti apprezzavano questa unica palla. E quindi poi qualcuno ha pensato: ma facciamo questo, facciamo l'Uniball, il Pluriball. E quindi hanno inventato il Pluriball, che è composto di più palle. Questa scatola contiene l'autoradio Fine di Mondo, che ha fatto un viaggio lunghissimo per arrivare fin qui. Voi vi direte: è una normale autoradio? La risposta è no. Questa non è una normale autoradio. Intanto guardiamo la provenienza. E allora voi mi direte: ma questa è la radio di Sandokan? Può darsi. Ma questa radio ha una particolarità. Viene dalla Malesia, è stata fabbricata in Indonesia ed è di produzione giapponese. Che cosa di particolare questa autoradio? Intanto vediamo se dentro c'è un mattone. Che sarebbe fantastico. C'è un disegnino anche qui. Ah no, non è un disegnino, sono due pezzi di metallo che servono per fare le cose. Poi c'è un documento, una scheda di garanzia della Kenwood. Ma vediamo cosa viene fuori. Oh, ma qui ci sono cose. Eccola. Allora, qui c'è il macchinario pesante con la sua plancia, decisamente pesante, con connettore fatto così, interessante.
Poi qua abbiamo una serie di adattatori, di cavi. Ah, ecco, c'è il telecomando. Vabbè. Bustine di plastica. Un cavetto con quello che sembra essere un microfono, non so perché. O un'antenna. Sembra un microfono. Una busta, delle viti, con testa a croce, fortunatamente. Il manuale d'uso. Un pezzo di polistirolo molto interessante, che studieremo a fondo. La carta di garanzia. Un altro foglio di carta con scritte delle cose. Ah, ecco, il connettore per collegare l'autoradio. Ma dicevamo, che cos'ha di particolare questo autoradio? Vediamo se riusciamo a scoprirlo. E perché questo è l'autoradio fine di mondo? Vediamo se c'è una lista delle caratteristiche. Qui c'è una serie di informazioni assolutamente inutili. Ecco le caratteristiche, sono quelle che ci interessano. Perché questo è autoradio fine di mondo? Ecco perché. Avete capito? L'autoradio fine di mondo. Peccato per il gap tra i 7 e i 9 e mezzo e tra i 10 e 135 e gli 11 580 eccetera. Ma questa autoradio è dotata di onde corte. È l'autoradio con le onde corte. È fenomenale. Dovrebbe avere anche la fighetteria del frontalino estraibile, però sinceramente non so come si fa. Questa prende tutto, prende i CD, prende l'USB, e forse non prende le schede MMC. No, forse il frontalino non è estraibile, il che mi fa molto piacere. Eppure sembra muoversi. Ok, la studieremo. Autoradio fine di mondo, Kenwood, Kilo Delta Charlie, Bravo Tango 640 Uniform. Ed eccola qua, montata al volo, al volo. Fanculo alla luce. Oh, accenditi, bastarda. Ovviamente a motore acceso succede questo. Questa radio è assurda. Vediamo questa. Però, se il segnale è forte, non ci sono interferenze.
fantastico. Vaffanculo. Vai a fare in culo. Beh, direi spettacolare. Ora devo solo eliminare questi LED che cambiano colore, che fanno veramente schifo. Ed eccoci qua. Diciamo lavoro finito, perché è montata la mascherina, fissati tutti i supporti, tutto messo per bene. Quindi, beh, che dire, proviamola. Niente chiave, non ho ancora collegato il cosiddetto sottochiave, perché invece di accendere l'autoradio con l'interruttore, io vorrei accenderla, cioè invece di accenderla con la chiave d'accensione, vorrei montare un interruttore da qualche parte, in modo da accendere la radio anche senza dover inserire la chiave. Per adesso è collegata. Ed eccola qua. Si accende. Qui abbiamo già sintonizzato un paio di stazioni FM. Devo dire che rispetto alla vecchia radio cinese si sente molto meglio. Quindi abbiamo portato avanti un'attività di tempo. Qui abbiamo Radio 1, Radio 2, Radio 3. E basta, perché insomma oltre Radio 3 non c'è niente da ascoltare per radio, perché le altre stazioni fanno semplicemente schifo, fanno musica di merda, per cui io di solito lascio sempre qua. Ma la cosa particolare di questa radio è la seguente: se voi andate a cercare la sigla KDCBT640U, vi dà delle caratteristiche, vi dà l'FM, vi dà le onde medie e vi dà le onde lunghe, LV. Ma questa radio è particolare, perché questa radio, a parte due bande FM, ha le AM, che si sentono molto bene, nonostante questa semplice antennina autocostruita. Ma la cosa spettacolare di questa autoradio è le onde corte. Le onde corte. Adesso ovviamente è giorno, con l'attività solare le onde corte non si sentono molto bene. Abbiamo due bande onde corte. E questa è una stazione francese. E arriva benissimo. Arriva benissimo. Nonostante questa semplice e misera antennina. Vediamo se riesco a trovarvi le caratteristiche delle bande. Eccole qua. Da 2,940 kHz a 7,7 circa, e poi da 9,5 a 10,135, e poi da 11,5 a 18,13 kHz. Questo per le onde corte. Le onde corte sono spettacolari, perché arrivano radio da tutto il mondo. Ora vediamo se riesco a settare il tuning manuale. Ecco qua, Sick Mode. Manual, perfetto. Letteratura sans frontières, Catherine Fruchet. Andiamo un po' avanti, vediamo cosa c'è. Non penso molto, perché non è orario. Torniamo indietro. No. Beh, qua sta iniziando una trasmissione. Questo è un segnale di stazione e probabilmente questa è Radio Romania Internazionale, se non ricordo male. Che dire, la radio è molto bella, c'ha diversi ingressi, l'USB è qui.
Ma qua evitiamo il copyright, per favore, perché sennò questo video... Perché sennò questo video va a fanculo che si è interrotto, quindi torniamo su Radio Romania, in francese. La cosa bella delle onde corte è che i vari stati trasmettono in diversi orari, per tipo un'ora, mezz'ora al giorno, su diverse frequenze, in diverse lingue. Quindi a quest'ora sono le... Che cazzo dire sono? Vediamolo dal display. Sono le 11.31, c'è già scritto. Sono le 11.30, inizia alle qui, a quest'ora sui 15,255 kHz, inizia Radio Romania Internazionale in lingua francese. Può darsi che più tardi, fra un'ora, ci sarà, che ne so, Radio Voce della Turchia in polacco su questa frequenza, oppure su un'altra. Le onde corte sono così. Cerchiamo un po'. Questa arriva molto piano. Non so cosa sia. La cosa carina è che ho scoperto, io mi aspettavo di avere un sacco di interferenze sulla radio col motore acceso. Ce le ho sulle stazioni deboli. Ma in realtà no. Quindi non ho interferenze, questa cosa è fantastica. Non ho il cosiddetto rumore delle candele che scintillano ricevuto da ricevitore, fantastico. Ci sono stazioni a non finire sulle onde corte. E diciamo che è divertente, ecco. Questa è una stazione cinese, sicuramente. Bene. L'altra cosa, diciamo, carina di questa radio è che ha un lettore CD e l'USB, l'ingresso esterno, insomma, un po' di tutto. Gli manca il lettore di schedine MMC, ma con questa chiavetta così piccola io ho risolto. Bluetooth, supporto Alexa via telefono, che a me non me ne frega assolutamente niente. Il bello è che questi colori si possono regolare anche in RGB, quindi potete settare i colori dal menu Color Select per tutte le zone, o per una o per due, tipo zona 1 c'è questo green, zona 2 c'è questo green. Ho scelto il verde perché è un colore poco fastidioso. E perché tutte le luci della Panda sono verdi, l'illuminazione è verde, e quindi diciamo che... Insomma, direi che questa radio è carina. Dove è stata presa? Se comprate questa in Europa non avrete le onde corte, avrete le onde lunghe e le onde medie. Sulle onde lunghe non trovate ormai più niente, le onde medie hanno poca roba. Le onde corte hanno la particolarità che viaggiano molto lontano, quindi si ricevono a distanze enormi. Questa è una stazione cinese, appunto. Sto ovviamente semplificando, non è detto che trasmetta direttamente dalla Cina, però specialmente la sera ci sono una montagna di stazioni. Magari stasera farò un altro video così vi faccio vedere. Le onde corte vengono usate in quei paesi dove si può viaggiare, in zone molto remote dove non c'è nessuno, dove non c'è niente, per esempio i deserti, quindi Africa, oppure zone con foreste e situazioni di questo tipo, Asia, Siberia, Russia, Sud America. In questi mercati, sui mercati africani, asiatici, eccetera, questa radio la trovate in vendita con la stessa sigla europea KDCBT640U, però alle onde corte. Ora io dico, ma perché cazzo la Kenwood JVC non mette in vendita questa radio con le onde corte anche in Europa? Bastardi! Perché? Perché io questo l'ho dovuto comprare su un sito in Malesia, Myanmar è la Birmania. Vabbè, comunque l'ho comprata in Malesia,
non spedivano in Europa. Ho dovuto mandarla in Qatar da un carissimo amico, Sergio, che ringrazio per questo, il quale poi me l'ha fatta avere a mano quando è tornato in Italia. E io per questo lo ringrazierò sempre, perché è veramente carina questa radiolina. Il fatto di avere le onde corte è bello. Ecco qua, Radio France ha smesso su questa frequenza. Vediamo se riesco ad andare su Radio Romania. Eccoli qua, abbiamo riso sul 2. Ecco fatto. Va bene, grazie. Questo video, questo pezzo di video è già durato troppo. Magari poi la proviamo di sera e vediamo come va. Ah, c'è anche il microfono, che non so dove cacchio mettere. Io il Bluetooth di questa radio non lo userò, perché io odio parlare ad alta voce con i viva voce del cavolo, quindi penso che questo microfono prima o poi lo leverò dal cazzo e basta. Va bene. マスクの着用の徹底など感染対策が困難なケースが多く対応が難しいほか、精神科の専門的な対応と新型コロナの治療が同時に行える病院が少ないこと。